Un debito con l'Agenzia delle Entrate di 46.000 euro, posso fare il saldo e stralcio pagando 10.000 euro? Adesso ha la possibilità fino al 30 aprile di aderire alla rottamazione. Soltanto facendo un prospetto potrà capire quale può essere il risparmio ottenibile. Non è possibile fare un saldo e stralcio in maniera discrezionale, ma c'è bisogno appunto di vedere a quanto ammontano sanzioni, interessi ed aggi che con la nuova rottamazione vengono eliminati. Laddove ci fossero poi presupposti per fare ricorsi, si potrebbero anche azzerare eventualmente delle cartelle. Bisogna analizzare bene la situazione per farle capire precisamente quanto potrebbe risparmiare. Mi stanno prendendo il quinto dello stipendio per un credito non pagato, ho lasciato il lavoro, che cosa mi possono fare? Attenderanno, se non ha altri beni da poter pignorare, che trovi un altro lavoro e le faranno nuovamente il pignoramento del quinto. Le conviene sicuramente cercare di trovare un accordo, magari a saldo e stralcio, a rate, in questo momento che è licenziato, per evitare poi successivamente di subire altre azioni. Ovviamente potranno intaccare il TFR laddove lo abbia maturato. Un debito con la finanziaria, sono 10 anni che non ho ricevuto più nulla, né raccomandate né altro. Cosa pensa? Che potrebbe essere prescritto. Ovviamente la prescrizione non è automatica, dovrebbe lei contestare il creditore. Laddove non dovessero avere la documentazione potrà far cancellare sia il debito che anche la relativa segnalazione. Per maggiori informazioni ci contatta il link in bio per una consulenza gratuita.